Concluso il day 1B, abbiamo qui il chip leader, stanco, distrutto, più che altro perché ha dovuto imbustare 735.500 chips, quindi è stato un lavoro molto lungo. Massimo Segato, giochi con il B Club, sì. E mi hanno detto che sei bravo anche online, no? Hai fatto un secondo posto a un Sunday Billion, vuole essere? Ah, Sunday Special. Sunday Special, bene. Sì. Lunga cavalcata, zampata finale che ti ha portato in cima alla chip lead. Esatto, ho trovato un bel spot con un giocatore che aveva doppia, io so 4 quinti di colore, 4 quinti di scala reale, poi ho preso il colore al turn e è finito il colpo, insomma lui ha voluto pushare i resti, io l'ho chiamato instant e così siamo diventati chip leader, ecco. Ecco. Team Veneto all-in, mi dicono dalla regia. Mi ha scritto il tuo amico capitano. Mini team, allora, scusa. Sì, scrivi mini team, no? Alessio. Top team, va bene. È la branchia del big del. Sì, te lo sei proprio. Ti ha trovato lui o Alessio Pillon? Pillon, vabbè, sì. Ma chi se ne frega, dai. Sì. Siamo amici comunque. Beh, si vede, insomma, dai, comunque sì. Una persona simpatica come lui. E quindi, insomma, arrivata la zampata finale adesso in queste ultime mani, però sono tutta la giornata voleva, è stata sì. Abbastanza lunga, però sì. Hai avuto una alti costanza. E bassi, sì, alti e bassi. Il mio gioco è un po' così. Tendo ad avere molte volte alti e bassi, però poi insomma ho trovato dei bei colpi, dei giusti colpi, diciamo, e sono andato dove sono finito. Ecco, ecco, hai praticamente 3 volte l'average. L'average di ieri è un po' più basso. Quindi domani. Ieri per l'average era attorno ai 200 e qualcosa. C'era anche meno gente, forse. Sì. Sì. Però come si prepara un chip leader, uno che ha così tanto stack, come inizierai il day 2 domani? Vediamo intanto com'è il tavolo. Importante com'è il tavolo, chi c'è al tavolo, come giocano, poi insomma ci si adegua, insomma, di conseguenza. Sì, poi tu hai questo modo di fare molto tranquillo, per cui penso che sai gestire anche queste situazioni che magari non sono vissute sempre. No, beh, insomma, sicuramente qualche no. Volta l'altezza della testa, dicono. Sì, no, ma sicuramente io non no. Lo so perché no, scherzo. Giochiamo spesso, non capita molte volte di arrivare in fondo ai tornei, perché insomma, però siamo sempre tranquilli. Bene. Non c'è problema. Allora, ti vediamo domani com'è il tavolo, come giocano, poi se possiamo puntare puntiamo, se no passiamo più tranquilli. Se no passiamo, ecco. Va bene. Grazie, complimenti e buonanotte a domani.